Il bonus psicologo rischia di trasformarsi in una beffa. Sono state oltre 23.000 le richieste arrivate all'INPS dalla Toscana per ricevere il contributo economico destinato ad alleggerire il costo per le sedute. Ogni paziente, in base al proprio ISEE, può ricevere fino a 600 euro, ma le risorse messe a disposizione dalla nostra regione ammontano a poco più di 630.000 euro. Facendo un semplice calcolo matematico, come ha evidenziato la Nazione, ogni richiedente al momento riceverebbe 27 euro, una cifra non sufficiente. Sufficiente neanche a coprire il costo di una seduta. Un allarme che suona nei giorni in cui la Toscana ha varato la legge che istituisce lo psicologo di base. Anche su questo iter aleggia l'incognita dei costi. I conti insomma non tornano e far lievitare queste cifre si preannuncia come un'impresa tutt'altro che semplice in una fase in cui la sanità regionale sta cercando con fatica di colmare un deficit di bilancio da 500 milioni.